questa è la terza e conclusiva giornata dell'Università di ATTAC. ATTAC è un'associazione presente in 45 stati, altermondialista, combatte il neoliberismo ed è caratterizzata da questo slogan: autoformazione orientata all'azione, che vuol dire che proviamo a costruire un sapere collettivo, in particolare sui temi delle privatizzazioni e della finanziarizzazione della società, per mettere in campo delle azioni concrete. ATTAC è conosciuta in particolare in Italia perché fin dal 2002 ha lanciato la prima legge di iniziativa popolare su la Tobin Tax, quindi sulla tassa sulle transazioni valutarie. È stato il movimento che ha posto le basi per la prima manifestazione nazionale dei movimenti contro la direttiva Bolkestein, che provava a intervenire in maniera diretta su tutti i servizi pubblici, e è stato lo strumento, il laboratorio da cui è nata la grande battaglia contro la pubblicizzazione dell'acqua. Dico questo per permettere a tutto il pubblico che è qui per Alessandro e quindi per gli amici grillini di avere chiaro il quadro di riferimento all'interno del quale ci stiamo confrontando. E anche questo il momento, cioè ATTAC, oltre che autoformarsi, si autofinanza, e quindi questo è il motivo per cui, per strutturare iniziative di questo tipo, chiediamo a tutti i partecipanti il contributo. Quindi lo risottolineo proprio perché cioè, non voleva essere una cosa vessatoria, è lo strumento con cui, cioè, la nostra associazione, attivando momenti di questo tipo, si autosostiene. ATTAC ha appena concluso l'Università di Parigi, un'università dove partecipano circa 1500 persone e che nel corso del tempo ha man mano sostituito quasi la scadenza dei forum, cioè dei forum sociali, e quindi è proprio un momento in cui si cerca di tematizzare tutti i temi dei soggetti, dei movimenti che vogliono provare a cambiare il mondo. Cioè, lo slogan rimane sempre: un altro mondo è possibile. Il momento di oggi rientra all'interno del dibattito che abbiamo così strutturato: movimenti, conflitti, democrazia, rappresentanza. Cioè, ci siamo resi conto, cioè, l'associazione ha iniziato una riflessione dopo la grande vittoria, sul referendum dell'acqua 2011, dove ancora una volta abbiamo utilizzato gli strumenti che la Costituzione mette a disposizione dei cittadini per incidere sulle scelte. Ebbene, sull'acqua la scelta è stata, direi, plebiscitaria, cioè 27 milioni di cittadini hanno detto che i servizi pubblici devono rimanere tali, in particolare il servizio idrico. La risposta del Presidente della Repubblica e di tutto il suo entourage è stato che 15 giorni dopo ha iniziato le manovre, cioè, per aggirare il senso della legge. Allora, questo ci dice due cose, sul primo versante, cioè le difficoltà e il cambiamento della democrazia, sempre più un'oligarchia, l'abbiamo visto rispetto all'Europa col ruolo della Troica, e lo vediamo in Italia dove, cioè, sempre più difficile è il confronto cittadino-Stato. Dall'altro lato, però, abbiamo anche colto che i movimenti sono spesso in difficoltà, rappresentano spesso una maggioranza culturale nel paese, perché se non fosse così non avremmo ottenuto questo tipo di voto e, per esempio, il Movimento 5 Stelle non avrebbe raggiunto i dati numerici elettorali che ha raggiunto. Quindi il consenso c'è. Però poi
è la difficoltà a esercitare le pratiche per cui otteniamo quel consenso. E quindi quello su cui abbiamo provato a creare questo palco, adesso vi presento tutti i relatori, è proprio cioè andare a comprendere le difficoltà, le dinamiche con cui una volta che si entra nelle istituzioni si trova per poterle superare e provare a definire assieme, cioè con quali forme bisogna approcciare all'istituzione e con quali contenuti, vertenzialità, eccetera, per saper incidere in questo tipo di percorso. Detto questo, poi vincere o perdere non è indifferente, perché cioè, spesso ci si interroga, no? Quindi, cioè, se è sufficiente porre, essere portatori di buoni contenuti, oppure se poi alla pancia e alla mente del cittadino, come dire, cioè, che vive la crisi, che ha le difficoltà economiche, conta solo raccontargli cosa vorremmo fare o conta pure incidere veramente affinché le cose che diciamo si realizzino. Allora, cioè, questo tema lo affrontiamo con Ornella De Zordo, impegnata da sempre nei movimenti su Firenze, con Alessandro Di Battista, che non vi dico, cioè lo conoscete tutti, lo conosciamo tutti, e quindi senato, deputato del Movimento 5 Stelle, ha sempre lavorato da cooperante nelle ONG, quindi cioè, ha proprio la stessa estrazione, cioè, da cui arriviamo noi che ci occupiamo di movimenti, eccetera. Giacomo Russo Spena è un giornalista, lavora a Micromega, collabora con svariate riviste e con lui cioè, proviamo proprio a andare a capire cosa succede negli altri movimenti in Europa e poi ha scritto un ultimo libro, ne ha scritti parecchi, l'ultimo per Edizioni Allegre riguarda l'esperienza della lista Syriza, Tsipras, tutto questo giro, e per cui con lui proviamo ad approfondire questi contenuti. Infine Marco Bersani è da sempre Attack Italia, è conosciuto anche lui, quindi è inutile che perdo tempo a presentare, ha seguito tutta la campagna del Forum dei Movimenti per l'Acqua, campagna CDP. Rispetto all'elenco vi porto le scuse e il dispiacere di Renato Accorinti, sindaco di Messina, che ha provato fino all'ultimo a essere qui, ma una serie di impegni istituzionali dell'ultimo momento gli hanno reso impossibile raggiungere Cecina. Abbiamo provato a verificare se c'erano le condizioni del collegamento Skype, abbiamo già tentato ieri con un altro relatore che ha avuto un infortunio, purtroppo in questa zona è difficile creare collegamento, e quindi cioè, vi porto solo le scuse e il dispiacere di Renato di non aver potuto partecipare all'incontro. Anche in quel caso l'esperienza di Renato ci serviva proprio per capire come una realtà di movimento come Renato Accorinti, sindaco di Messina, rappresenta, che diventa primo cittadino e quindi prova a portare il cambiamento, cioè, nelle dinamiche della sua città. Un'ultima, scusate se sono lungo, ma ci sono tutta una serie di segnalazioni. L'ultimo avvertimento è il mensile online di Attac, si chiama Granello di Sabbia. Voi siete un popolo molto legato all'uso informatico e del web, cioè su il granello che trovate sia in forma cartacea che appunto sul sito sono riportati molti degli atti del nostro discutere e confrontarci assieme, per cui chi vuole cioè, può essere o inserito nelle mailing list, lascia il nome ad Alessandra al banchino,
oppure, come dire, cioè, ci accede direttamente al sito di Attac. Iniziamo con il contributo di Ornella De Zordo, a cui lascio la parola, e intanto vi ringrazio per la presenza. Buongiorno. Rischiando sicuramente una semplificazione eccessiva, vorrei cominciare a introdurre, insomma, il mio intervento con una considerazione su che cosa sia utile per le persone che in questi due giorni si sono ritrovate qui in questo settembre bellissimo a ragionare sul presente e anche sul futuro, diciamo, no? della nostra vita, direi, oltre che di tutti gli aspetti specifici che abbiamo toccato. E allora mi viene da dire, allora, utile sicuramente prima di tutto una lettura dei processi in atto, processi sociali, economici, politici, anche in senso stretto, in questa fase che, su questo io mi sento di dire subito un concetto che forse è discutibile, ma invece in cui io credo, discutibile nel senso suscettibile di discussione, in una fase di crisi del sistema che noi stiamo vivendo, cioè capitalismo avanzato chiamiamolo, da cui discende una crisi che è una crisi di democrazia. Quindi introduco subito un concetto, sottopongo poi a discussione, ma insomma una lettura di questi processi. E secondo punto, che cosa c'è utile? C'è utile anche un po' però ragionare sulle pratiche utili secondo noi per cambiarla questa realtà, perché questo è il punto, credo, l'elemento di base che dovrebbe unire tutte le persone, le voci anche diverse, differenziate, che si sono sentite in questi giorni e che forse si sentiranno stamattina: il desiderio forte, uso questo termine, di cambiare qualcosa che non vogliamo che continui a essere così com'è. Questo ci unisce tutti, io credo. Grazie del bacino, non ti conosco, ma l'ho ricevuto. E dunque, partendo da questo, direi che questi due giorni sono stati particolarmente utili per il primo punto, cioè per quello che io ho definito così sinteticamente una lettura, no, della situazione in cui ci troviamo, e mi auguro che il dibattito di questa mattina si focalizzi sul secondo punto, cioè con quali modalità possiamo agire sul presente per cambiarlo. Ora, noi sappiamo benissimo che a partire dagli anni 90, se non altro, abbiamo un patrimonio anche teorico, ma non solo, che ci viene dai movimenti altermondialisti, quindi qui non cito tutte le varie tappe, me ne guardo bene, ma insomma, che hanno unito una lettura critica appunto del capitalismo avanzato, del neoliberismo, e anche una pratica e una ricerca di nuove forme di democrazia. Ecco, questi due livelli, è già stato detto nei giorni scorsi, vanno tenuti insieme, sono elementi da tenere insieme, cioè non siamo in una democrazia se non una democrazia formale, e su questo mi pare che siano tutti stati d'accordo, anche che sono tenuti, ma questa ricerca questa ricerca di una nuova forma, ovvero di una democrazia reale, insomma, va tenuta insieme, ci dicono questi movimenti altermondialisti, e io credo che sia qualcosa che noi dobbiamo tenere da conto, con una decostruzione, insomma, di quelle che sono le strutture del neoliberismo. E oggi esiste una pluralità eccezionale di movimenti di vario genere, anche eterogenei, anche scollegati tra loro, che anche molto eterogenei, che tendono verso queste finalità del cambiamento. E io sono d'accordo con Paolo Cacciari, che ha scritto e ha detto nel suo intervento una cosa secondo me molto importante: ma chi dice che la democrazia è in crisi? È in crisi quella democrazia che non è democrazia secondo i nostri parametri, ma c'è lui parla proprio di un ideale democratico molto vivo,
Perché se ci pensiamo bene, dalla Val di Susa a tutti i vari movimenti che difendono qualunque cosa, fino a appunto la valle delle Alpi Apuane che fa Salviamo le Apuane, eccetera, eccetera, cioè è veramente una richiesta anche di democrazia che viene da lì. Quindi insomma da Seattle a Occupy, altro che morte da democrazia. Quindi su questo non aggiungo altro, perché insomma sono state già dette queste cose. Allora il punto è cosa fare e come affrontare anche questo tema appunto della rappresentanza che ricorre, riaffiora. Allora, diciamo che insomma, si potrebbero dire tante cose, scelgo alcuni passaggi. Allora, dalle tante esperienze anche radicali di movimento che sui territori sono nate negli ultimi diciamo 10 anni, 15, insomma così, parcellizzate e tematizzate, no? Allora, il comitato contro il tunnel della TAV, il comitato, cioè tematizzate, e quindi ognuna si occupava di un ambito, diciamo. Sono nate però proprio da queste esperienze, anche delle esperienze che hanno in realtà tentato di mettere insieme, perché sono stati individuati dei fondamenti comuni a queste lotte, a queste forme di resistenza, eccetera. E sono nate quindi anche a fianco e diciamo intrecciate a questi comitati, movimenti, pezzi di movimento, anche delle forme che sono le liste di cittadinanza, che in più città insomma sono nate, sto parlando nell'arco degli ultimi 10 anni, quindi via via ancora nella tornata di 2 anni fa ne sono nate altre, che hanno delle caratteristiche che nulla hanno a che vedere con le liste cosiddette civiche, che in realtà poi spesso sono delle appunto, lasciamole perdere, le liste di cittadinanza. E appunto l'esempio, ora tanto per non parlare degli altri e invece parlare di noi, per esempio a Firenze una lista di cittadinanza che era costituita nei suoi 46 candidati di lista, 46 attivisti delle varie realtà, che erano lì non perché ci fosse il NOTAV, figurati il Movimento dell'Acqua, ma manco per niente, le sigle le abbiamo lasciate tutte stare ovviamente dove erano, ma persone attive in quelle realtà anche si sono proposte, e la sfida collettiva è stata quella di andare appunto a portare il conflitto dentro le istituzioni. Quindi abbiamo parlato di lista mosaico, ma non è che voglio parlare di questa, dico un esempio di come ci siano stati a livello territoriale dei tentativi di connettere, di collegare delle battaglie che erano sì su fronti diversi, ma avevano comunque, condividevano comunque una lettura della realtà sociale e politica, e questa ansia e desiderio e voglia e azione verso un cambiamento che va nella direzione, secondo noi, la dico così, qui la veramente azzardata, la semplificazione, diciamo, di un'equità sociale che però implica delle trasformazioni talmente profonde che insomma, no? Possiamo ben immaginarcele. Ecco perché ho voluto però mettere un ordine cronologico a queste esperienze che continuano e continueranno, perché le liste che sono poi entrate, no, che hanno cominciato a lavorare 2 anni fa continueranno, ma ce ne saranno anche altre. Allora, intanto un aspetto: abbiamo ritenuto e siamo abbastanza convinti che tutto questo fosse possibile a livello di municipalità, cioè questo discorso di portare il conflitto nelle istituzioni senza avere una struttura, senza avere quindi finanziamenti, strutture eccetera, è stato possibile nelle città, e anzi più piccole erano le città e più facile è stato, ovviamente, vedete il caso di Roma e poi eccetera. Firenze, città di mezzo, ce l'abbiamo fatta, quindi siamo, va bene, ma insomma è chiaro che c'era un lavoro molto su un territorio più diffuso e più difficile, eccetera eccetera eccetera. Allora, intanto quindi abbiamo circoscritto questo tipo di esperienze, e poi ecco, forse andrebbe in qualche modo ricontestualizzato all'oggi questo ragionamento, ed è qui una domanda che io faccio e rivolgo ovviamente, perché il dubbio che viene è: se analizziamo davvero la situazione di oggi, 2014, e non quella del 2004 quando noi siamo partiti e per 10 anni abbiamo fatto questa esperienza, quindi per carità, non disconosciamo nulla, ma oggi che cosa avviene?
perché qui bisogna stare attenti, nessuno deve pensare di rappresentarli i movimenti, o sono i movimenti che spostano il livello del conflitto nelle istituzioni, o altrimenti si va verso forme di mediazione che sono altro rispetto a quello di cui sto parlando. E allora oggi ci pare che la rappresentanza obblighi un po', costringa a una riflessione in più, cioè la crisi che ha colpito così duramente negli ultimi anni in maniera più brutale, più esplicita e anche cerchi sempre più ampi, ha modificato il panorama anche delle lotte, delle vertenze, ha inasprito e ha reso inevitabilmente anche più estreme delle reazioni di lotta, no? Dagli operai che salgono sulle gru fino a, appunto, a tutta una serie di forme di, più estreme anche. E per farla breve direi che oggi in realtà c'è una richiesta che noi dobbiamo vederla sta cosa, a me sembra che si debba noi vedere, noi che siamo qui, che ragioniamo, ieri si parlava di tante cose anche culturalmente molto elevate eccetera, c'è una richiesta di vita migliore delle persone, c'è questo che sta diventando la cosa più diffusa e più importante. Quindi accanto alla lotta e alla vertenza specifica su quel fronte, noi abbiamo una richiesta che salta i passaggi del territorio bene comune, dei beni, e dice: io voglio vivere in modo diverso, voglio una vita che sia una vita. E quindi diciamo non che cancelli tutto il resto, ma c'è una richiesta forte che almeno noi, insomma, gruppo abbiamo sentito e che in realtà porta a modificare anche il rapporto con la rappresentanza, cioè questa forma di esigenza non si affida, non vuole autorappresentarsi nelle istituzioni, cioè è proprio oltre, è una questione vitale, sono i bisogni primari, la casa, il lavoro, dare da mangiare ai figli. Non sto drammatizzando, è la situazione che è drammatica e che troppo poco viene forse fuori sui media ufficiali, non ne parliamo, per carità. Allora, devo dire che quindi ultimamente non solo è cresciuta la diffidenza verso la politica in generale, no? E questo lo vediamo benissimo e il Movimento 5 Stelle ha interpretato proprio anche questo, no? Queste nuove realtà, ripeto, in fondo l'intermediazione istituzionale a noi pare che la vogliano poco, insomma non ci chiedano. E direi a questo punto che non è solo questione di cassa e di corruzione, di scandali e quindi di rinnovare una classe politica, e qui appunto è anche una interlocuzione interessante col Movimento 5 Stelle, non si tratta qui di fare lotta alla cassa, il fatto è che è quel sistema lì che non va proprio bene, che quel sistema lì che proprio non ti consente, cioè non è che se mandi lì persone per bene cambia la realtà di cui stiamo parlando, no, per niente. Probabilmente le persone per bene faranno tutto quello che possono, ma quel sistema è una tale gabbia che nasce altrove e non dipende dalla buona volontà e dall'etica, anche dall'impegno delle persone per bene che possono andare lì. E quindi non si tratta solo, e questo è un po' il limite, no? Di tutte le lotte che si fermassero semplicemente appunto ad attaccare la casta, per carità, figuriamoci, tutti sottoscriviamo quelle cose lì, dico solo che assolutamente sono insufficienti. Ed è quindi è una classe politica screditata, e va bene, ma è un sistema della rappresentanza che è screditato, proprio un sistema poi. Che andiamo ancora oltre, è proprio un sistema che è screditato, un sistema comunque che non decidiamo neanche più noi, perché quando abbiamo l'Europa che ci dice cosa dobbiamo mettere in Costituzione, voi capite bene che siamo al di là. Ecco, quindi da un lato, riallacciandomi un po' anche a certi termini che venivano utilizzati ieri nel dibattito, mi scuso con chi ieri non c'era, ma insomma comunque noi il filo lo dobbiamo tenere col lavoro nostro di questi tre giorni, no? Quindi la parola partito non solo secondo me proprio non va usata, ma no, perché poi il partito è quello che abbiamo conosciuto, quindi non è che uno dice sì, ma ci potrebbe essere un partito che, vabbè, ho capito, ma non c'è, che voglio dire, no, non è che, quindi, ma anche mi viene da dire queste sfide elettorali, no? Attenzione, sto parlando sempre dall'ottica di chi queste cose
dagli attivisti, dalle persone che si riconoscono un po' in questa visione del mondo. Attenzione, le sfide elettorali oggi forse lasciamole un po' stare. Sto pensando appunto a, non lo so, alla lista Tsipras, e qui appunto altra interrogazione, e a delle eventuali elezioni regionali che magari l'anno prossimo ci sono. Ecco, attenzione, perché non è che siccome c'è una scadenza elettorale si deve per forza, no, cercare di attrezzarci per quella sfida. Attenzione, perché anzi direi proprio che si sono ristretti gli spazi decisionali anche nei luoghi che dovrebbero essere quelli della democrazia, dove stanno gli eletti, e a partire dai consigli comunali non si decide proprio più niente, ve l'assicuro, insomma, quindi si sono ristretti quegli spazi. L'applauso era per lui che è arrivato ora o per quello che ho detto? Bene, no, c'era un'ambiguità che mi piaceva sciogliere. E allora che fare? E allora forse davvero, allora intanto riconoscere la difficoltà del lavoro che ci aspetta, perché guardate che le scorciatoie poi ci fanno tornare indietro, perché fare delle cose e poi dopo non... è rischioso, quindi riconoscere difficoltà sul lavoro, mi avvio ovviamente a chiudere, non farsi attrarre quindi da facili scorciatoie, incompleta autonomia dei partiti che comunque appunto, ora non mi soffermo, ma non servono in questo ragionamento, francamente questo è quello che penso io, e invece impegnarci su certamente un'alleanza dei movimenti sociali diversi, sottolineando il minimo comune denominatore che abbiamo, lavorando su quello, lavorando su una comunicazione sociale che manca, lavorando sulle interconnessioni che si possono fare, perché si possono fare, lasciando perdere i distinguo che ci allontanano e di cui non ne possiamo proprio più, se no altrimenti finiamo tutti solo, parlo per me, solo nelle piazze, perché cioè non va bene, nel senso di distinguo li sappiamo, abbiamo analizzati tante volte, non ci servono secondo me, il principio è quello dell'utilità, molto pragmatico, cosa serve oggi? Serve partire da quello che unisce una lotta che vuole cambiare puntando a degli obiettivi, quindi una comunicazione tra pezzi di movimento, tra pezzi sociali eccetera, inventarsi degli strumenti che sono certo anche dei momenti di formazione, di autoformazione, vabbè, insomma, università di attacco, che cos'è se non uno di questi, delle campagne comunque che tendono a portare insieme persone che vengono anche da ambiti diversi e che lì però ci stanno, insomma, lavorare in maniera anche creativa, scusate solo sto termine, e però con la lucidità di sapere che è difficile. E finisco dicendo che certamente la strada è difficile, ma se dobbiamo impegnarci, mi ricollego ai ragionamenti dei due giorni scorsi, in qualcosa di difficile, lavoriamo per unirli questi movimenti e per fare un'azione comune. Sembra una cosa troppo difficile, ma per me lo è sempre meno che non pensare di riformare i partiti. Grazie.